proseguirò nel solco già tracciato. I marittimi li porto nel cuore. Sono le parole del capitano di fregata Ida Montanaro, da oggi il nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Torre del Greco, già primo ufficiale di coperta sulle navi mercantili. Questa mattina nell'area antistante il circolo nautico, la tradizionale cerimonia del passaggio di consegne tra i due comandanti, alla presenza del direttore marittimo della Campania, l'ammiraglio ispettore Pietro Giuseppe Vella. Ufficiali, sottufficiali, graduati, impiegati civili, in nome del Capo dello Stato, riconoscerete voi il capitano di fregata Ida Montanaro quale capo del compartimento marittimo e comandante del porto di Torre del Greco. Presenti alla cerimonia i sindaci dell'area vesuviana e la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Loredana Raia. Lascia dopo un proficuo lavoro il capitano di fregata Vittorio Giovannone, che ai microfoni di TV City traccia un bilancio del suo operato. Un bilancio, a mio modo di vedere, straordinario, sia rispetto ai risultati che abbiamo ottenuto e raggiunto in quelle che sono le nostre molteplici attività istituzionali a tutela di quello che è il patrimonio costiero, marino, la tutela dei consumatori per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti ittici. Ritengo però che al di là dei numeri che abbiamo ottenuto in questi 3 anni sia più significativo evidenziare alcuni risultati raggiunti per l'interesse dell'intera collettività, soprattutto dell'utenza portuale. Mi riferisco in particolar modo all'approvazione dello storico regolamento portuale, sia per quanto riguarda il porto Torre del Greco e per quanto riguarda il porto di Portici, grazie alla collaborazione ovviamente delle istituzioni regionali e delle amministrazioni locali, che ringrazio ovviamente nella collaborazione che ci hanno fornito. Il nuovo piano raccolta rifiuti per tutti i porti del compartimento marittimo e anche il rinnovo del comodato d'uso gratuito con l'amministrazione di Torre del Greco per continuare ad assicurare a questa capitaneria di porto, che ricordiamo quest'anno compie anche 115 anni, una capitaneria storica sia per tradizione marittima che per tutte le attività che hanno a che fare col mare, che si svolgono qui a Torre del Greco, e di questo naturalmente sono grato all'amministrazione comunale di Torre del Greco che ci ha permesso di proseguire questo rapporto per ulteriori 18 anni. Io ritengo che tutto quello che ha fatto il mio predecessore, il comandante Giovannone, sia il solco da dover seguire, quindi seguirò la linea che lui ha adottato cercando di migliorare quelle parti che ancora sono migliorabili. I marittimi ce l'ho nel cuore perché, come avete sentito, io sono stata primo ufficiale di coperta sulle navi mercantili, per cui come loro sono cresciuta in mare. Ammiraglio, Torre del Greco, secondo comparto marittimo d'Italia per gente di mare iscritta. Tanta burocrazia che si può snellire. Come possiamo dare una mano a questi marittimi italiani? Vabbè, il secondo compartimento marittimo, ed è per noi un orgoglio averlo, parlo da direttore marittimo, nella mia zona marittima, nella giurisdizione. Gli snellimenti amministrativi, le semplificazioni amministrative sono situazioni che riguardano tutti i procedimenti amministrativi. E noi cerchiamo di tutto per farlo, cerchiamo in ogni caso di essere particolarmente attenti nel processare prima possibile con molta puntualità tutte le pratiche che ci giungono. Torre è una città di mare, uno spettacolo stupendo, abbiamo la fortuna di avere veramente questo tesoro, ma abbiamo anche la fortuna di avere, ecco, il compartimento vicino. Il comandante Giannone, devo dire, è stata una persona squisita, veramente una persona capace, così come abbiamo sentito anche
anche il nuovo comandante, qui facciamo appunto un in bocca al lupo specializzata, sentivo, sulla sicurezza, la sicurezza della navigazione, che è importante perché è una delle cose prioritarie. Insomma, una bella cerimonia, veramente una bella cosa, di cui Torre del Greco insomma se ne fa vanto, e quindi grazie, ma lo dico grazie al compartimento, all'autorità, a tutti che hanno partecipato stamattina. Auguri e complimenti al comandante Giovannone, che ha svolto un'attività straordinaria. La Capitaneria di Porto ad Ercolano ha un ruolo importante non soltanto per quanto riguarda la sicurezza in mare, ma anche per quanto riguarda la tutela all'ambiente. Ha 115 anni di storia, portati con grande autorevolezza e con grande competenza. Auguro buon vento al comandante Ita Montanaro. Mi auguro che tutto il comparto marittimo possa trarne giovamento. Ad Ercolano il motore dell'economia è anche il mare. In ogni famiglia c'è almeno un pescatore o un marittimo, e mi auguro quindi che le istituzioni, così come sta facendo il Comune, possano essere accanto ai marittimi ercolanesi, che ne hanno un gran bisogno.